oggi, per cui Dario del 2006, il batterista che è entrato con noi dal 96, mi chiede se è possibile rimettere insieme il gruppo, quindi l'idea è sua, non mia, come un sacco di gente invece pensa. E allora io gli dico, ok, facciamo la cosa, però sai che non è facile, perché tante persone, cioè alcune persone del gruppo non si vedono da tanto tempo e comunque i percorsi sono cambiati in questi anni. Allora iniziamo io e lui a provare, mettiamo insieme la scaletta e facciamo via un po' di ruggine in 4-5 mesi. Poi chiamiamo Diste e Diste dice ok, Diste chiama Enrico e Enrico dice ok, facciamo una cena, beviamo una birra, andiamo in sala e proviamo di notte intorno alle 2, alle 3. E la sensazione è quella giusta. Allora iniziamo a organizzare le prove in maniera più schematica e iniziamo a organizzare l'uscita delle ristampe, che purtroppo ha visto i dischi non sul mercato, anche se non è periodo di vendere dischi, dal 2002. Quindi una settimana fa, il 7 marzo, escono le ristampe, mentre il 2 settembre del 2007 riprendiamo a suonare a Rocchi Nitro. Allora, parliamo del tour che partirà tra 2 settimane e del rapporto o riscontro che avete con col vostro pubblico, ma non solo, perché suonando anche a festival in cui ci sono più gruppi, eccetera, il pubblico è vario. Sì, allora facciamo 2 mesi di tour fondamentalmente sbriciolato nei fine settimana, no? Perché ovviamente poi ognuno ha diversi lavori e non riusciamo ad andare ad accorparle tutte, poi nei weekend insomma si suona meglio. E copriamo un po' tutta l'Italia, chiudiamo a Milano con la data al Miami estivo il 7 di giugno e prima però di questa data, in questi 2 mesi di aprile e maggio, fondamentalmente toccheremo anche isole quali la Sardegna e sono comunque tutte informazioni assolutamente verificabili e consultabili sul nostro sito, che è www.myspace.com/sottopressione. E per quanto riguarda la risposta del pubblico, vabbè, adesso quello che accadrà sul futuro in questo tour io non lo ignoro ovviamente, però quindi, facendo un'induzione da quello che è avvenuto nelle ultime date, cioè tu ti riferivi a un festival che abbiamo fatto a settembre, cioè l'Idroscalo Rock, cioè il pubblico è molto affezionato, interessato e tra l'altro veramente, cioè, si rivive benissimo quella sensazione che avevamo all'epoca quando facevamo hardcore, ma forse ancora di più adesso, cioè proprio di questo elemento comunitarista sotto il palco, cioè quasi di abolizione del palco, che secondo me è una delle manifestazioni più belle del punk, no? Cioè il pubblico che sale, canta con te, alcuni pezzi, insomma a un certo punto io vado via e il pubblico è sul palco e cantano tutto loro. Il nome Sotto Pressione è indicativo di uno stato d'animo o è un nome puramente casuale? Allora, il nome l'ha dato esattamente lui. No, l'abbiamo dato insieme. Allora, inizialmente in inglese come Under Pressure, solo che il discorso era cantiamo in italiano, quindi traduciamo in italiano, Sotto Pressione. Sì, dato in età, avevamo, quanti anni avevamo? 18 anni. 19-18 anni. Quindi sicuramente allora era uno stato emotivo, eravamo molto sotto pressione. Adesso non so cosa dire.